No, aspetta, paradigma, con calma, fammi capire cosa è successo. Cos'è sto cromo? Ti faccio vedere subito, ho un filmato. Tutto è iniziato dopo che ci siamo lasciati l'ultima volta. Dimmi che hai ottenuto qualcosa. Beh, di solito solo delusioni. Ah, oh, no, non stavi parlando con me, scusa. Abbiamo già perso tanto sull'isola a causa del cromo. Cosa? Spero non baranita, non lo sopporterei. Non mi stupisce, visto il comportamento del campione. Che strano, sembra tipo gelatina. Mai vista una citocinesi così accelerata. Neanche io, anche se non ho idea di cosa sia. Wow. Amico, io mi leverei quella roba di dosso, mi fa abbastanza schifo. Inizio a credere che sarà un problema. Tu dici? Oddio, si è pappato lo scienziato. E mo' punta origine. Vieni qui. Sì, ascolta, lo scappa. Ecco, ascolta gli ordini di qualsiasi cosa sei diventato. Scappa, scappa. Non finirà così. Quello è paradigma? Interessante, non l'avevo mai vista senza casco. Wow, è diventato tipo Iron Man. Però non fino alla fine. Tony, ci manchi ancora. Infinità sta compromessa. Oh, cavoli, forse sì. Acqua. Deve esserci un modo per rimediare. Io proverei a spegnere e riaccendere, di solito funziona. Allineamento alla realtà 6, 5, 9. Oh no, non vorrà fare quello che penso. Lo ha fatto. Ehi, ma cos'è quel coso? Non l'avevo nell'amichevole. Ed eccoci qui. Sì, ma l'hai visto quel coso? Non so di cosa parli. Ma non lo so, è complicato da spiegare, ma penso che la vedremo presto. Va bene, esploriamo? Certo, ma prima ragazzi non dimenticate di lasciare un bel like e iscrivervi al canale se vi piacciono questo tipo di video. E inoltre non dimenticate di aggiungere il mio codice creatore su Fortnite per comprare il pass battaglia. Dare reale assicurata. Ma almeno si spera. Ah, e ovviamente non dimenticate che qua sotto in descrizione potete trovare il link per comprare il mio libro, un'incredibile storia dei videogiochi nel mondo reale. Ah, e anche gli anime, queste Vegeta. Ok, andiamo. Aspetta, ma prima mi descriveresti a grandi linee il pass battaglia? Se devo capire se ne vale la pena. Beh, innanzitutto c'è qualcuno che sicuramente tu conosci. Gwen? Ovviamente poi ci sono io. Beh, quello immaginavo. Un personaggio misterioso. E pauroso, aggiungerei. Rosa Lennox, la... Interessante. Vai, il viaggiatore dell'oscurità. Anche lui è un po' inquietante, eh? Twin? Il bellaccio del gruppo, lo dico io. Miao Scheletro, una gatta molto rilassata. Praticamente è miascolo, però un po' magrolino ed emo. E basta, questa è la squadra al completo. Aspetta un secondo, ma lo sacchiotto che comanda un robo più grosso? Ah, Grizz. Wow, ma è una specie di burattinaio dei giorni nostri, con il joypad. Ma praticamente lo sono anch'io. Sì, va bene, certo. Ora vediamo i nuovi loghi. Perfetto, ottima idea. Guarda un po'. Wow, una nuova arma e sembra pure tamarrata. Si dice cromata, idiota. Beh, più o meno siamo lì, siamo alle macchine che faccio in Need for Speed. Forza, proviamola subito. Ah, sì, sì, certo, prendi questo. Ah, cavoli, stai scappando. Niente, l'abbiamo perso. Oh no, che succede? Ti hanno lanciato qualcosa e ora sei una specie di blob. Fai anche un po' schifo. Grazie. Figurati, comunque guarda, non sembra male in realtà. Guarda come ti muovi. Sì, bravo, ma stai attento. A cosa? No, non fare questo. Ops, forse mi sono divertito un po' troppo. Ecco, c'è l'albero della realtà. Sembra diverso da prima. Sì, un po' sì. Oh, guarda, delle armi normali. Incredibile, pensavo che non le facessero più. Finalmente, con queste mi troverò sicuramente meglio. Bah, speriamo, vai. Ah, prendi questo. Sì, brava, fuori uno. Per te invece c'è questo. E vai. Un altro. Beh, inutile dirti cosa fare, no? Prendi questo. Ottimo, benissimo, visitiamo un'altra zona. Siamo al sacrario dell'Araldo. Araldo? E chi è? Beh, il nome dovrebbe suggerirtelo. In che senso? Sai cosa vuol dire Araldo? Così a memoria direi messaggero, ambasciatore, banditore. Esatto, bravo. Grazie, ohia. Mamma mia, è proprio pieno di cromo qui, eh. Oh sì, è incredibile. Deve essere uno dei luoghi di origine. Ma non era scomparso? No, intendo di origine, nel senso dove sia nato tutto. Ah, ok, ok, scusa, che con sti nomi dei sette non si capisce niente. Cioè, non potevano chiamarsi Gianmarco, Fabio, Franco? Ah, io abbiamo compagnia. Stavamo meglio soli, però. Prezzo, scappa, scappa. Sì, sì, tranquilla, sono bravissima in questo. Ancora l'arma di prima? Sembra di sì. Ah, cavoli, non mi piacciono queste armi. Ma cos'è quella roba lì in fondo? Penso di aver capito, ma avviciniamoci. Oppure potremmo farci i cavoli nostri, che ne dici? Dico di muoverti e stare zitto. Va bene, va bene. Ok, siamo vicini. Forse anche troppo, ma non la vedo. Oh no, l'hanno già fatto fuori. E quello mi sa che è la sua arma. Cosa? Sì, quello. Aia. Intendo proprio quello. Nuovo luogo, santuario scintillante. Ah, bello. Cosa ti colpisce di più? Beh, guarda, mi sembra uguale a prima, ma scintillante. Attenzione, se no Thanos ci farà scintillare a noi. Oh no, 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 attacca, attacca, attacca. E-ha! Facciamo tornare tutto bilanciato. Come dovrebbe essere. Ma tu conosci Thanos? Sì, cosa c'è di male? No, nulla, solo curiosità, mi sembrava strano. Un altro? Eh sì, è inutile dirti che... va bene, là.
fatto? Non sono finiti? Ma no, dai, fatemi esplorare in pace. Te la cavi molto meglio con queste armi vecchie? Eh sì, visto? Ma poi non saresti, scusa, la nuova Paradigma? Sì, allora? Punto, dovresti trovarti meglio con quelle nuove. Invece no, mi piace il vintage, qualche problema? No, 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 tranquilla, ci mancherebbe, che carattere, oh. E cosa ci facciamo qui? Manca ancora un posto da visitare. Scusa, che mi sono perso via un attimo. Attenzione! No! Perfetto, è andato. Pensare che qui una volta c'era un cinema. Cosa c'entra? Boh, niente, era per dire qualcosa. Vabbè, potevi inventarti altro. Del tipo? Non lo so, domande su questo nuovo mondo, per esempio. Non saprei cosa chiedere. Ma non devi chiedere, devi esplorare tutto e capire che succede. Oh, non sono mica un detective, sono un gamer. Gamer è una parola grossa. Simpatica, sai, mi ricordi proprio un mio vecchio amico. Dai, su, allora, qualcos'altro che vuoi vedere? Ma i luoghi li abbiamo visti tutti? No, ma mi sono accorta che purtroppo sono nella tempesta. Ah, ho capito, ho capito. Beh, allora io vorrei togliermi un dubbio, però. Va bene, ma cosa fai? No, cavoli, speravo che anche la tempesta fosse cromata. Non lo è, idiota, se è viola rimane viola. Ah, peccato, sarebbe stata carina. Vabbè, dai, torniamo indietro. Oh no, io! Sai che era troppo tardi, eh? Certo che lo era, stupido. Aspetta, aspetta, c'è una chiamata. Per riassumere, i sette sono scomparsi, Paradigma è saltata nel punto zero. Che cosa? E ora sta a noi scoprire cosa sta succedendo all'isola. Aspetta, ma c'è qualcosa che non mi quadra però. Dovremmo iniziare da qui e vedere se i sette hanno lasciato qualcosa di utile. C'è un'altra cosa utile che voglio capire prima e che mi ha fatto svenire anche il libro. Questa non so dettagliare. Cioè? Ehi, che fai? Chi sei e che ne hai fatto di Paradigma? Te l'hai saltata nel punto zero, non puoi essere tu. Ma sono io, Vano, chi altri dovrei essere? Ma che ne so, tipo uno stupido personaggio che continua a usare le skin degli altri. Uno come Fort. Oh cavoli, mi ha beccato. Ciao Vano, quanto tempo. Ma cosa ci fai qui? Non mi facevi più giocare, mi sono dovuto infiltrare. Ma io credevo fossi scomparso e un po' ci speravo a dirla tutta. Non ci posso credere. E invece sì, sono vivo e vegeto. Quindi dobbiamo fare le missioni. Penso di non avere scelta, purtroppo. Ah, sì, torniamo come vecchi tempi. Andiamo! Sì, yuhu! Alla prossima puntata. Bella, ragazzi! Ebbene sì, è tornato il nostro Fort. Che fantastica roba. Avremmo anche potuto farne a meno, direi, eh. Ci tocca pure fare le missioni con lui la prossima volta. Pensate un po'. Vabbè, in ogni caso io spero che questo video vi sia piaciuto. Non dimenticate, come sempre, di lasciare un bel like e iscrivervi al canale se vorreste supportarmi. Non vi dovete supportare da soli, se non ha senso. Comunque, niente, lasciate like e iscrivetevi, grazie. E inoltre non dimenticate di aggiungere il mio codice creatore su Fortnite, Divano994. E se volete potete trovare qua sotto in descrizione il link per il mio libro, oppure in tutte le librerie, soprattutto le Mondadori. Lì ci deve essere per forza, lo hanno stampato loro. Bene, il video finisce ufficialmente qua e noi ci vediamo tutti i giorni con un nuovo shorts e venerdì con un altro nuovo video. Bella! E vediamo se riusciamo a continuare. Con Fort non so se ce la faccio.